Io sono senza parole. Io stasera sono contrastato da emozioni perché il calcio è uno sport bellissimo, perché chi dice che il calcio è solo dove devi tirare un calcio a un pallone. Non è vero, il calcio è emozione, il calcio è paura, il calcio è sacrificio, il calcio è spirito di squadra, il calcio è spettacolo, il calcio è lo show, il calcio è tutto. Ma perché anche il gesto stasera, quello che abbiamo visto in questo mondiale. Ora non sto qui a spiegarvi perché non sono più tornato coi video, ma penso che lo sapete, con scuola e tutto è un po' impegnativo per me, però quando vedi partite così, poi non puoi non fare un video sulla competizione più grande nel mondo del calcio che esista al mondo. E questa sera due calciatori, uno di nome Kylian Mbappé, che all'età di 23 anni ha già vinto un mondiale, segna una tripletta in finale del mondiale e per poco non lo vince e per poco non entra nei GOAT assoluti, ma comunque secondo me c'è già entrato proprio definitivamente e dico subito un'altra parola perché io ne ho sentite tante, quei lì poi usciranno tanti contenuti durante le vacanze di Natale e andate anche sul secondo canale perché usciranno tanti contenuti lì dove parleremo e analizzeremo tante cose. E dico subito che ora si parla di Mbappé e Haaland. Mbappé, tutta la vita Mbappé rispetto ad Haaland perché assolutamente è uno, non è un essere umano, è un alieno anche lui. Però Haaland comunque gioca in uno squadrone come il Manchester City, non che Mbappé non giochi, cioè, allora il problema è che Haaland secondo me fa gol e basta e a livello di qualità non ne ha tanta, non ne ha tanta perché Mbappé ne ha di più, mettiamola da questo punto. E senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio, vabbè, ne ha di più. E le giocate che fa lui, Haaland, non le potrà mai fare perché non è quel tipo di giocatore e sotto quell'aspetto un Mbappé più devastante. Ma detto questo, non siamo qui per parlare di questo. Dall'altra parte c'è il signore del calcio, Leo Messi, che ha fatto un mondiale da paura, ha fatto un mondiale da urlo, ha fatto un mondiale. Io, essendo fan di Ronaldo, porto rispetto a Lionel Messi, io non l'ho mai criticato, dico solo che non è il mio prototipo di giocatore, so quello che ha fatto nel calcio, ho visto tante partite di Leo Messi, non posso dire che cioè non posso criticarlo perché comunque vedo quello che fa in campo e comunque in un modo o nell'altro, anche se non ti piace, cerca di farsi piacere. Ed è assurdo, a me viene in mente quel passaggio a Molina contro l'Olanda che non guarda neanche il compagno inserirsi qualcosa di clamoroso, il mondiale che ha fatto Messi, forse. Però detto questo, se la giudica lui e penso per quello che ha fatto nella sua carriera sia giusto perché gli mancava solo questo titolo io per me il migliore è Ronaldo perché sono fan di Ronaldo, però a livello sportivo per essere il migliore, per lui magari sentirsi il migliore è sicuramente un titolo importante. E ricordiamo una cosa, anche parlando un po' in orbita Roma. C'è un certo signore, Paolo Dybala, che purtroppo ha giocato pochissimi minuti in questo mondiale,
ma che è sempre stato sorridente in panchina e aspettava soltanto il suo momento, e nel tanto che lo aspettava, incitava la squadra, festeggiava coi compagni ad ogni gol fatto. Qualcosa di favoloso, Paolo Dybala arriva a Roma, segna un calcio di rigore nei rigori, arriva a Roma e ci porta questo mondiale, ci porta questa esperienza e secondo me darà una scossa alla squadra giallorossa di quelli incredibili, perché comunque sono tutti gadati, Zaniolo, Abraham, Mourinho lo stesso, cioè, Dybala ti porta a un mondiale, è un giocatore che ha vinto il mondiale proprio appena finito, quindi sicuramente darà tanta scossa. E detto questo, tanto faremo anche poi un video dedicato a Sinisa Mihajlovic. E comunque, ridò il benvenuto a Gini Wijnaldum, che è ritornato in gruppo ad allenarsi con la Roma. Però, questa finale, ragazzi, è stata qualcosa di emozionante. Ora andiamo a parlare di campo, perché la partita inizia così: la partita inizia con l'abbraccio di Messi e Mbappé a centrocampo prima che iniziasse la partita, e poi l'Argentina inizia bene, l'Argentina, la Francia malissimo, e tant'è che Deschamps è costretto a togliere Giroud, e se non mi sbaglio ha tolto Giroud e Dembélé neanche a fine primo tempo, al 40esimo li ha tolti perché vedeva proprio che la Francia non c'era, era in bambola. Totalmente, non era proprio scesa in campo, li toglie. Messi segna un rigore importante per l'Argentina, è il suo ennesimo rigore che fa in questo mondiale. Io voglio anche parlare di un ragazzo, Julian Alvarez, che qualcuno, magari c'è qualcuno che non lo conosce, ma dopo che ha fatto questo mondiale lo conosceranno tutti, perché prima di questo mondiale magari c'era qualcuno che non l'ha magari mai visto giocare. Io ho visto giocare qualche partita del Manchester City, però vederlo ancora così più da vicino, più attentamente, ragazzi, questo giocatore ha una potenzialità di crescita incredibile. E alla fine andrei a pensare quello che dice Antonio Cassano quando va a parlare di Haaland e dice che Julian Alvarez secondo lui è molto più forte di Haaland. Io andrei a riguardare questo argomento perché alla fine del resoconto c'ha ragione, perché io non dico che Haaland non sa giocare a calcio, però cioè alla fine il calcio non è solo saper fare gol, il calcio deve essere il gioco del calcio, il gioco non è solo far gol, il gioco devi essere bravo a fare l'assist, il gioco devi essere bravo a dribblare, il gioco devi essere bravo a passare la palla, il gioco devi essere bravo a stoppare. E secondo me, torno subito, e nulla, vi stavo dicendo che secondo me alla fine non ha tutti i torti Cassano quando parla di Alvarez e Haaland. Alvarez fa gol, fa tutto, è più esplosivo forse, ma lo vedi anche nel gioco, entra più nel vivo del gioco. Haaland ha ancora tanti margini per migliorarsi nella tecnica, nella qualità e tutto, però sono andato a ritoccare un po' questo argomento, ve la volevo tirare lì. Poi ragazzi, il primo tempo finisce con l'Argentina che domina, segna Di Maria, Di Maria è l'uomo delle finali, incredibile, favoloso Di Maria. Poi il secondo tempo è incredibile perché la Francia, allora, rinizia come aveva finito il primo tempo, non entra in partita, l'Argentina ricomincia a attaccare, mettere alle corde la Francia, però poi io, quando ho guardato la partita, la stavo guardando con mio padre, e gli ho detto qua, lui diceva che l'Argentina ormai secondo lui era finita perché la Francia non c'è con la testa, e ci poteva stare come idea, ma io, sai, conoscendo la Francia per quello che ha dimostrato negli ultimi anni, ho detto occhio, ma guarda, stai attento, secondo me non è finita, basta un episodio, basta uno squillo per riaprire la partita, un'azione pericolosa, un'azione fatta bene, bastava qualcosa che ti dava la sensazione che sei in partita, che ce la puoi fare perché i giocatori ce l'hai, perché i giocatori ce l'hai. E alla fine avevo ragione, alla fine avevo ragione, perché la Francia, cioè comunque poi dopo un po', comunque iniziava a intravedere qualcosa anche nel gioco, che iniziava a creare qualche azione,
qualche potenziale occasione con tanti tocchi di prima, tanti bei passaggi e stava entrando nella partita piano piano, ci ha messo di tempo perché ce l'ha messo, però stava entrando nella partita e poi è bastato quell'episodio del calcio di rigore, netto, netto perché è netto, per portare in vantaggio per portare a riaprire la partita la Francia col solito Kylian Mbappé, ma subito dopo la cosa bella, dici la riapre, ok, ma poi è la cosa che vi ho detto io, ha riaperto la partita e lì c'è stata la scintilla mentale. Io ve l'ho detto perché la Francia è questa, se ti fa un gol, ti riapre la partita, poi lì scatta la cosa mentale, mancavano 10 minuti alla fine più recupero. E lì è scattata la scintilla. Kylian Mbappé, ragazzi, è strepitoso, c'è stato colpo di testa, poi la palla messa lì da Thuram, lui al volo col destro, una potenza incredibile. Lisandro Martinez che la para, tra l'altro, la para e poi era troppo forte quel tiro, probabilmente si è insaccato lì nell'angolino. Kylian Mbappé, ragazzi, per me sarà il futuro della nostra generazione calcistica dell'età moderna, perché alla fine i giocatori moderni sono, se vai a vedere la maggior parte, sono tutti come Mbappé. Se ne vogliamo parlare, Leao ricorda Mbappé, Vinicius ricorda Mbappé. Quindi ormai è questa la generazione che si è fatta in giro e si è diffusa ormai di questi tipi di calciatori, lo stesso comunque Anthony, lo Sancho, Saka, Rashford, sono tutti i tipi di giocatori che ricordano Kylian Mbappé. E quindi ormai questa è la generazione, e sotto quell'aspetto Mbappé sarà il migliore di tutti in futuro. E niente, quindi finisce così 2-2, ma poi ragazzi, cioè comunque negli 8 di recupero c'è stata un'occasione clamorosa per l'Argentina con Lautaro che spreca un'occasione clamorosa, ma poi era in fuorigioco. Ma poi quello più clamoroso di tutti, quello più clamoroso è che Colomuani sbaglia un'occasione davanti al portiere, mancavano 2 minuti alla fine. Fa un miracolo Lisandro Martinez da solo davanti, è incredibile quello che era successo. Lisandro Martinez lì ha tenuto in gioco in ballo l'Argentina, perché quello lì era un 3-2, quello lì era un 3-2, lì ha tenuto in gioco l'Argentina. Poi nei supplementari, nel primo supplementare non succede granché, ma poi nel secondo supplementare succede ancora di tutto con la bellissima azione chiusa da Cuni Lautaro, sul tiro di Lautaro para Lloris, la palla rimane lì, arriva Lionel Messi a spingerla in porta e a ribadire la sfida a Kylian Mbappé, 3-2, ma ancora non è finita perché c'è un episodio, la Francia non ci sta, c'è un altro calcio di rigore e sempre Kylian Mbappé tripletta in una finale del mondiale. Si va ai calci di rigore, calciano per primi loro due, fanno gol, poi la Francia ne sbaglia due. Sbagliano Tchouaméni e l'altro che lo sbaglia, che l'ha parato, non mi viene in mente. Coman, lo sbaglia Coman e l'Argentina li fa tutti, ha sentito pure Dybala, quindi io sono contento per lui. Comunque, cioè, nel senso, se l'avesse vinto Mbappé entrava nei GOT assoluti. Però comunque per amore di Messi e per amore per Dybala la Roma, ci sta, è giusto così. E alla fine lo vince Messi. Alla fine lo vince Messi. Il rigore decisivo lo tira Montiel. E alla fine lo vince Messi. Lo vince Messi, ma che mondiale è stato, ragazzi? Forse in questo mondiale non ho rimpianto neanche l'Italia alla fine. Se andiamo a vedere, perché ci ha regalato talmente tante emozioni. E ci ha fatto vedere il bello del calcio. Ci ha fatto imparare una lezione, sicuramente senza l'Italia comunque per la seconda volta fa male, però ci ha fatto vedere quello che il calcio ti dà anche senza la tua squadra. Se tu ti metti lì, io non dico guardare tutte le partite perché io non sono, almeno magari fino a qualche anno fa sì, me le guardavo anche tutte, ora ho cambiato, cioè mi sono rimodernizzato e non è che mi sto a guardare tutte le partite, giustamente voglio divertirmi, uscire e fare. Però quando vedi se sfide Messi contro Mbappé, lo stesso Inghilterra, Francia, comunque voglio dire lo stesso Marocco, ragazzi, facciamo gli applausi al Marocco, la Croazia che arriva terza, che si riconferma una squadra da comunque da che può insidiare le pretendenti al mondiale,
Vedi il Brasile uscire ai quarti, Neymar piangere, Cristiano Ronaldo che a me veramente, ragazzi, mi dispiace tantissimo per come è finita alla fine. Io posso dire la carriera di Cristiano Ronaldo per come è finita, mi dispiace perché poi non puoi, alla fine c'è gente che lo critica, ma non puoi neanche criticarlo perché lui è stato messo in panchina. Secondo me, sia che la guardi da una parte o dall'altra, magari non convinceva nelle prestazioni o cose, oppure lo stesso Santos voleva provare a stravolgere tutto mettendo dentro Gonzalo Ramos. Secondo me, tu devi pensare che all'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo tu gli devi far giocare tutte le partite da titolare. Questo che io non ho capito. L'hanno fatto con Messi. Perché è giusto così? Ma fallo fare pure a Cristiano Ronaldo. Ok, ha una certa età Ronaldo. E forse parliamo che anche a livello di fisico è un po' svantaggiato. Perché essendo più alto, essendo più fisico ti cala. Messi essendo già basso, è più veloce, è più agile. Però è Cristiano Ronaldo. Tu gli devi far giocare tutte le partite da titolare. E quanto riguarda il Portogallo, comunque, cioè, ragazzi, io rispetto João Félix, ma in questo momento Leao, quella fascia se la doveva prendere a giudicare lui. Io non so perché Santos ha deciso di non far giocare Leao e ha deciso di non mettere Cancelo nella partita contro il Marocco, ma vabbè, poi ne sono successe tante. L'Ecuador anche all'inizio stava facendo bene. Il Belgio che esce, Lukaku che spacca una panchina, ci sono state tante emozioni in questo mondiale, tante 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 rivelazioni, anche di giocatori, Gakpo, l'Olanda che comunque se la gioca a viso aperto con l'Argentina, il giocatore che mi ha proprio colpito più di tutti è Julen Alvarez, però ce n'è altri, Gakpo, stesso McAllister, Enzo Fernandez. Se andiamo a vedere qualcuno, me ne ricordo uno del Canada che mi è piaciuto molto, Buchanan, molto bravo, molto talentuoso, Kudus del Ghana, ci sono tanti giocatori forti, forti giovani che nei prossimi mondiali faranno la differenza. Insomma, se stiamo qua a parlare, io parlerei fino a domani, fino a dopodomani del mondiale, perché è la competizione più bella del mondo. E quando c'è il mondiale, tu non pensi proprio, manco più. Cioè, per quanto io possa essere romanista, ma quando c'è il mondiale, tu hai la testa solo per il mondiale, anche se non c'è o c'è l'Italia, tu hai la testa solo per il mondiale perché. Cioè, giustamente, io essendo un fan di Ronaldo, tifavo Portogallo, però in generale, cioè. Vedi tanti campioni, Harry Kane che sbaglia rigore, Lewandowski che fa i primi suoi due gol a un mondiale, ma di che stiamo parlando? Sono tante emozioni, cioè, comunque lo stesso Lewandowski quando ha fatto il primo gol al mondiale, e non mi ricordo la partita, però l'avevo vista, cioè io mi sono messo quasi a lacrimare per vedere quanto era felice lui perché era il suo primo gol ad un mondiale. Ragazzi, tante emozioni, il calcio è fatto di questo, il calcio è uno spettacolo, ti fa essere vivo in un certo modo, poi c'è quelli che la pensano così, che secondo loro è solo uno sport dove devi tirare un calcio a un pallone, ma non capisco nulla perché non guardano da vicino, non guardano coi propri occhi e magari non sono manco mai andati allo stadio. Perché poi quando entri là dentro l'atmosfera cambia del tutto. In TV magari puoi dire, però lo stesso Adani che ti fa emozionare quando ti dà, no, quando segna Messi o quando fa qualche giocata all'Argentina. Lui ci mette quella garra, ti fa sentire la partita più viva, più bella da vedere, perché quando Adani iniziava, quando Messi segnava, Adani impazziva, però ti faceva veramente venire voglia di vederla ancora quella partita, cioè ti dava più carica anche per vedere la partita. Qualcosa di assurdo, qualcosa di emozionante, indescrivibile, quello che provi ad un mondiale, ma quello che provi guardando il mondo del calcio, perché se guardiamo anche la Serie A, comunque vedi un Napoli così che gioca da Dio, in Champions è primo, in Serie A è primo in tutto.
Però di entusiasmante, cioè il calcio è veramente emozionante. Detto questo, vi saluto perché sono già 20 minuti di video, però c'è stato dopo che non ho più fatto. È stato un bel mondiale, ragazzi, è stato un bel mondiale. Forza Italia lo stesso. E adesso ritorniamo con la testa sulla Roma, ci godiamo Natale, Capodanno e poi testa al 4 nella sfida col Bologna. Ciao ragazzi.